Intanto, così. È accesa? Allora, sì, è accesa. Ciao! Allora, questo è un selvaggiamente puccio 2, un poco speciale. 2 al quadrato, tra l'altro. Sì, non so se si sentono i rumori della strada, ma pazienza, stiamo occupando la macchina. Eh sì, è arrivato il caldo. Sì, infatti. Niente, abbiamo fatto un giro. Ciao, l'ospite è qua. Il brufoletto. No, non lo faccio notare. Tranquillo. C'è l'ospite Agata qua, Aghi176. Cliccate sulla sua faccia, andate sul. Tu che le sai fare queste cose. Dai, sono le annotazioni di YouTube. Niente, abbiamo fatto io non un le giro. So fare. Dopo te lo faccio vedere. Niente, abbiamo fatto un giro. Mi però un giro come si deve per profumerie. Perché da sola è triste, perché le commesse ti guardano strano, cioè questa è una pazza. E tiri più centrata, sei troppo defilata. Cioè abbiamo sbocciato come si deve, va. A proposito, c'avevo il coso degli... Ah, ecco, l'ho conservato. Di smalti, no, io l'ho buttato. Ho lasciato il cuore... Era troppo tentatore. Ho lasciato il cuore su 7-8 smalti Inglot, tipo. Per vedere le mani, non so se si vede. Le mani... Ah, sì, beh, le mani sono tutte macchiate. Cioè, tinte di qualsiasi cosa. Ho lasciato il cuore su questo smalto Inglot, però forse sembra più scuro là, e su questi top coat di Inglot, sono quattro, non so se si vedono, però sono quattro diversi, soprattutto questo qua, è bellissimo, bellissimo, troppo belli, perché quando abbiamo fatto hanno fatto l'inaugurazione, gli smalti, non mi sono filata di strisce, perché ero troppo concentrata sui ombretti, male, poi costano 12 euro l'uno, sono un poco pesante, diciamo, per uno smalto. Tra l'altro la durata? Perché non dobbiamo... lo so, perché io ho soltanto un top coat e non c'è uno smalto Inglot, per questo non lo volevo provare, però... Dobbiamo fare la giusta comparazione con gli essi, no? Se ne vale la pena o meno. Allora, non mi piace il pennellino però, perché hanno un pennellino così molto... Basico, potrebbero diciamo anche cambiarlo, ma... Poi alcuni sono più lì, però hanno dei colori particolari, cioè sono alcuni dei bellissimi. Sì. Però siamo state brave, perché abbiamo comprato... Cioè io ho comprato solo una mezza cosa, che tra l'altro... Io pure. Non l'ho messo. Tutto sommato. Eccolo qua. Io ho buttato là. Che lo cercavo da un casino e non riuscivo a trovarlo. Il top coat effetto gel di Pupo. Tra l'altro da limoni l'ho comprato, ho pagato 5,19 euro mi pare. Buono, perché bello, l'avevo visto. Ce l'hai, no? Sì, perché l'avevo visto a. Forse. L'avevo trovato sempre a 6,90 euro, quindi 5,19 euro da limoni è buono. Da limoni hanno anche i mascara vamp a 6,90 euro, solo che quello viola blu non c'era. Da Queen è 12 euro ma sono sentita. E poi il fondotinta? Il fondotinta l'ho trovato. L'abbiamo evitato. Ah, che poi non ho capito. Cercavo il fondotinta quello nuovo di Pupa estivo. Ma sto fondotinta è cremoso o è in polvere? Perché non ho capito. Dal test a noi è sembrato un po' cremoso. Mi sembrava cremoso, sinceramente. Allora, la commessa ha detto è un cremoso molto secco. Allora io l'ho. Sì. Della serie. Cerchiamo in qualche modo un simolo, è un cremoso secco. Cerchiamo di venderlo in qualche modo, va. Ah, beh, non è stata dai particolarmente insistente. No, ma era un po' stanca secondo me. Sì, anche. Però allora, io mi ricordo che dalla Gardenia alle Zagare c'era sto fondotinta, quindi dobbiamo guardarlo bene là. Se non l'avevo cagato di strisce. Vado io? Vai. Io mi sono contenuta anch'io stavolta, dai. Allora, ho preso questo smalto, cos'era? 2,90 euro, no? Della... 2,40, forse 2,40. No, 2,90. Ah, 2,90? Me. Non ce l'ho, come sempre. Beh, vabbè, non ce l'ho lo scontrino. Vabbè. Questo qui, così con la manina, no? Che è il 417 che avevo visto oggi in un video di Alessandra. Vedi che non solo io sono la guru. Alessandra è The Gilmore Addicted. Ah, sì. Che dice che io sono la sua guru per le edizioni limitate, questo l'ho visto da lei, quindi posso provare sullo sconto? Vai. E poi chiaramente se siamo stati da Inglot non si può non prendere qualcosina da Inglot. E quindi, ah, questo è il cambio giro, mi sono fregata io perché secondo altrimenti la striature delle fame. Ma lei no. Lei non ce l'ha sullo scotch. Qua questo centrale. Ma lei risultava bellissimo. Forse sì, no, forse sì. Vabbè, sicuramente quando passate sì. Magari lei ha detto sul forse sia nel video due passate e due passate anche di top coat. Vabbè. Comunque la palettina da 4 di Inglot e due ombrettini. Sono bellissimi. Devo aprire? Sì, dai, tu apri. Tu nel frattempo di qualcosa. Nel frattempo faccio dare quello che mi ha portato Agatha come regalino. Allora, queste due tarte. Buonissime. Allora, questa
tra l'altro la cercavo l'altro giorno da Coin, ma qua a Catania non ce l'avevano. O almeno c'era la jar grande, ma questa la tarta non c'era, pink sand. E poi questa soft blanket che io ancora non avevo mai visto, onestamente sono tutte buonissime. E Simona Miss Penny 09 ha detto che è buona. Siccome se l'ha detto lei. Abbiamo gli stessi gusti, quindi. Comunque io ho preso il, cos'è, 326? Beh, sì, penso di sì. Che comunque praticamente è un matte, bello, bello, bello. Classico marroncino con riflessi viola. Che bello quello che sta passando e sta guardando in questo. Della signora. Te la prego. E poi. Sandro, chi li ripete? Il 487. Che come ve lo faccio vedere? Che è tipo bello. Un lillino. Lo puoi avvicinare ancora, vedi? Bello, bello. Sì, ma era per non far vedere il riflesso. Insomma, un po' particolare. Tra l'altro, poi vi fai vedere meglio in video. Sì, sì, al mio ritorno a Treviso. Ah, vero. Non mi sono portata neanche la videocamera, no. Giusto per dare l'idea. Male, male. Quindi. No, ma non c'entrava nella valigia. Cioè, io ci ho provato fino alla fine, ma potevi non c'entrava lavare, nella valigia. Potevi lavare 3-4 ombretti. Dovevo togliere 3-4 smalti, visto che li ho comprati qua alla fine. Oh, ma lo sai che secondo me questo non mi piace di più. Vabbè, ma comunque poi mi ha regalato questo rossetto qua di una vecchissima edizione di Kiko. Le BB ad occhi. Sì. Ed è bellissimo. Tra l'altro secondo me ricorda. Certo non avrà la resa del non, ma non è detto. Di Cosmo di Mac, secondo me. Però magari con una buona matita sotto di dura. Ma questi durano. Sì, sì, no, infatti io ne avevo uno più chiaro. Che poi lo. L'ha spappolato tutto praticamente l'ho. E poi mi ha portato questi due Stay With Me. Che forse, allora questo non ce l'ho sicuro. Questo non mi ricordo, ma forse neanche questo. Perché quelli più accesi, sono più accesi quelli che io. Che mancavano. E questo qua, color tattoo blu. Però questo già me l'aveva detto tempo fa. Mi ha detto, anzi mi ha chiamato per dirmi: se vedi un color tattoo blu non te lo comprare. Bellissima te qua. Bello, ancora bello. Non l'ho pucciato perché sono tanto belli da vedere intatti così, è un peccato toccare. E poi queste liner di Glossip che tra l'altro non sono andate neanche morte, ancora qua sbocciato, quindi dovete vedere qua. E basta. Sì, sì, faccio vedere i tuoi. Lei è più accurata. Aspetta, che lo devo trovare. Lei è più accurata di me nelle confezioni. Ma quando mai? Ho anche tutte le cose là dentro. Non lo trovo. Sì, lo sto beccando. Okay. Comunque, profumeria non è che abbiamo visto. Beh, non è periodo di grandi novità. Allora, questo qui, questo profumo per la macchina, Beach Walk, che non ho mai provato. Chi lo sa se c'è nel negozio la tarta? Poi mi ha riempito di campioncini. Campioncini. Sì, smaltisco. Tanto io. Escono dalla porta e rientrano alla finestra. Che non la dicevi, no, li regalo per smaltirli. Allora. E beh, buon questo qua. Dahlia Noir di Givenchy. Questo qua, I'm Yours di Guess. Ah, poi questo qua. Questa è la spugnetta Burberry. Poi questo profumo Vaniglia Noir, come io si non dica. La vaniglia, quindi per questo. Emilio Pucci, Kenzo. Ah, questo qui, lo shampoo e semi di lino extravergine di Saponaria. Sì, il mio shampoo preferito. Quindi. Non me ne intendo, buono. Questo profumo Edera di Erbolario. Angel di Thierry Mugler, che a me piace. Ah, sì? Era lui quello che mi piaceva? Sì. Cioè, Alien è quello che non mi piace, vero Patrizia? Alien non mi piace. Ah, e poi questi due, meraviglia delle meraviglie. Sì, io uno che io non ne ho, proprio questi qua di Laila non li ho mai. Bello rosso. E questo qua che è colore mio, assolutamente. Ah, tra l'altro guardate, ieri ho dovuto, sono senza smalto e proprio azzerati perché proprio stavano soffrendo. Ho sentito tremare la macchina. Niente, tanto per qua. Stavano soffrendo parecchio, quindi. E basta, niente. Ho eliminato tutto. Non c'è stato nulla di particolare che abbiamo visto, no. Cioè c'erano gli ombretti, no, avevo visto degli ombretti in crema di Deborah, nuovi. Cioè, c'era un espositore in cui c'erano i due, io due lo so, ne avevo tre visto. Erano tre, quelli della collezione, tre, sì. Più un altro po', però non c'erano i test e non li ho potuti toccare, quindi ho fatto poco. Che da limoni ultimamente sta capitando spesso di non, almeno a me capita spesso di non trovare i tester. Poi, niente, a disposizione. Altro.
E una volta l'ho detto, l'altro giorno l'ho detto pure alla commessa, tu scusi, non c'è il tester? E ho detto, pensavo, me ne prende uno, lo apre e lo inaugura come tester. Ma che? No, niente. Perché solitamente questi marchi li mandano le aziende stesse. Non è che prendi un prodotto, lo sacrifichi per tester, lo devono codificare apposta come tester, lo so, dipende. Comunque non me l'ha fatto provare. Comunque, va bene, io sono i piedi a codoletta. Abbiamo camminato un po'. Che cadano anche tantissimo, solo che non ci sono più abituata io. Vabbè. Dopo i chilometri che mi sono fatta il Cosmo, prof. Cioè, il Cosmo, prof, non lo so quanti chilometri a piedi ti fa, perché non te ne rendi conto, capito? Sei talmente presa dalle cose che comincia a raffare. Da un padino all'altro. Andiamo al 36, poi andiamo al 22. Prima o poi farò anche io questa esperienza, dai. Prossimo anno è ad aprile. Dipende. È ad aprile il prossimo anno. Ma dipende da che giorno libero io avrò. Lo fanno sempre. Che la domenica. Fanno sempre lunedì, sabato, proprio. Domenica e lunedì. Quindi. Sì, appunto, dipende dal mio giorno libero. Certo. Vabbè, va, finiamo qua che io me ne devo tornare a casa. Un bacione. Andiamo a trovare Agata. Salutiamo Simone. Le nostre amichette. Serena. Simo, Saimo, Sere. Fede. Ora a fine mese viene una personcina qua. E noi l'aspettiamo a braccia aperte. A sorpresa. Ciao.